l'oceano. Vista da sopra è solo una distesa d'acqua. Ma al di sotto c'è un mondo complesso pieno di colori, vita e sorprese. Questa è la barriera corallina, una meraviglia senza tempo che può essere ammirata da tutti. Eppure l'opera dell'uomo ha distrutto più di un quarto delle barriere coralline del mondo. Venite con me e insieme esploreremo la fragile bellezza della natura sottomarina. Io sarò la vostra guida e voi i miei ospiti. Sono Jean-Michel Cousteau. Il corallo ha impiegato milioni di anni a costruire lo scheletro di calcare della barriera corallina. E anche vivendo in acque povere di nutrimenti, il corallo ha imparato a prosperare. Ma non l'ha fatto da solo. Ha sviluppato uno straordinario rapporto con le alghe, piccolissime piante che vivono all'interno del corpo del corallo. È un rapporto delicato e l'introduzione di nutrimenti addizionali ne può alterare l'equilibrio mettendo a repentaglio la barriera corallina. Pesciolino, sto cercando di fare un film documentario. Un film? Un film? Ho sempre voluto comparire in un film. Stavo spiegando il delicato equilibrio fra il corallo e le alghe che vivono all'interno del suo corpo. Oh, ma dai, alghe che vivono dentro il corpo dei coralli, ma dai, è orribile. No, non lo è. Sì che lo è. No. Sì. No. Sì. No. Se lo dici tu. No, non lo dico io. È la verità. E tu come lo sai? Sei forse un corallo? Io sono Jean-Michel Cousteau. E ho studiato l'oceano tutta la vita. Beh, io sono Dory e praticamente ci vivo nell'oceano. Buon per te, ma ora devo continuare a girare il mio film. Addio, Dory. Ehi! Anche gli anemoni hanno un delicato rapporto con i propri inquilini, i pesci pagliaccio che come? Vivono nel... Qualcuno ha detto pesce pagliaccio? Oh, che c'è ora? Carlino? Romolo? Vi presento... scusa, com'è che ti chiami? Jean-Michel Cousteau! Arrête la musique! Stavo parlando degli anemoni. Perfetto, perché il qui presente è il signor anemone. Beh, io non esageriamo. È vero, papà. Tu sei tutto sugli anemoni. Avanti! Va bene. In realtà gli anemoni sono come le lumache, solo che... No, lumache non è proprio... sono come una struttura di capelli urticanti. Sì, una grande struttura di... immaginate degli spaghetti che sappiano parlare. Basta così! Se non facciamo rumore, forse riusciamo a vedere il camaleonte della barriera corallina, l'incredibile seppia. Vuoi vederla cambiare colore? Io... Ti posso aiutare, parlo il seppiese. Che scherzi! Sì, fai vedere come cambi colore, per favore! No, io... Ecco Carrie! Ciao Carrie! Federico! Myron! Ciao Myron! Bermuda! Ciao Enid! Yolanda! Phyllis! Gary! Ciao Gary! Ça suffit! Sto cercando di fare un documentario! Anche la splendida ballerina spagnola dipende qualcuno da... Qualcuno ha detto ballerino? Da-da-da-da! Da-da-da-da! Pulita tutto! Il capo è tornato in città! Wow! Basta! Fatemi parlare! L'oceano in cui vivete evapora formando le nuvole. Le nuvole producono la neve si scioglie, alimenta i fiumi, i canali di irrigazione e le riserve di acqua potabile, poi finisce negli scarichi attraverso le fogne e torna al mare. Come vedete, tutto da ogni parte influisce sul mare. Wow! Incredibile! Finalmente stai a sentire! È vero, sento l'oceano! Arrêtez maintenant, je ne peux pas travailler comme ça! Signor Cousteau? Jean-Michel? È ancora lì? Dove è andato? Sono qua e sto bene. Ha bisogno di qualcosa? Un bicchiere d'acqua? Papà, perché quei coralli sono bianchi? Sai, quando stai poco bene diventi pallido, no? Beh, al corallo succede la stessa cosa. Diventa bianco. Cosa gli è successo? L'uomo utilizza sempre più energia e questo fa aumentare l'inquinamento. Il pianeta si riscalda e aumenta la temperatura dell'oceano. Cosa che impedisce al corallo di sopravvivere. Ma se la caverà? Beh, Nemo, non sarà facile. Le persone devono imparare a vivere più in armonia con la natura, risparmiando energia, riciclando, riducendo l'inquinamento. Se lo facciamo tutti, la temperatura degli oceani potrebbe abbassarsi, permettendo ai coralli di prosperare. E questa
È proprio la notte magica, l'unica in tutto l'anno in cui i coralli che stanno bene si riproducono. Ecco, cominciano. Oh, guarda lì! Wow! Incredibile! Guarda che roba! Buon compleanno, corallo! Buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno, buon compleanno! I coralli diffondono le loro uova in una sola notte, così anche i pesci più affamati non riescono a mangiarle tutte. Che sto facendo? Papà! Quando sarai un po' più grande, figliolo? Noi uomini dobbiamo smettere di danneggiare e minacciare la barriera corallina, diventare più responsabili e cambiare il nostro comportamento per proteggerla e preservarla. Perché siamo in simbiosi col pianeta così come i coralli lo sono con le alghe che vivono dentro di loro. E così come noi... Alghe che vivono nei coralli! È terribile! No, non è vero! Sì che lo è! No! Sì! No! Sì. No, è una cosa normale, vedi? Fanno gioco di squadra. Le alghe producono nutrimento per il corallo e il corallo fertilizza le alghe. Ma con l'ambiente inquinato il corallo non ottiene abbastanza nutrimento. Sì, sapete quando... tutto sulla barriera corallina. Beh, non è difficile, basta ascoltare con molta attenzione. E allora statemi a sentire. Oh, ciao, tu chi sei? Sono Jean-Michel Cousteau. Stop, 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 stop. Farsi rubare la scena dai pesci. Una cosa del genere non sarebbe mai successa a papà. Arrivederci. Io sono Jean-Michel Cousteau. Continuate l'esplorazione con Jean-Michel Cousteau su oceanfutures.org.